Sì? Vai. Ok. Pace Maria. Thank you.
Vedete questa bella faccia stamattina? Siamo figli di Dio, non dobbiamo avere paura. Gloria al nome del Signore. E siamo nella gioia del Signore. Una buona giornata a tutti. La pace del Signore sia con tutti voi, con me stesso. Abbiamo bisogno tutti di pace, e la pace soprattutto di Cristo Gesù, che ancora la vuole dare a tutti liberamente. Come sempre vogliamo pregare prima di iniziare. Signore, vogliamo ringraziarti per questo giorno che tu ci hai donato. Grazie Signore, perché siamo alla tua presenza e la tua parola ci dice: quando due o tre siete radunati nel mio nome, io sono in mezzo a voi. E io ti dico a te, anche se tu in questo momento sei anche da solo o da sola, o con più persone, il Signore è lì vicino a te, e se sei un credente, una credente, è dentro di te. Noi siamo certi che il Signore ancora oggi ci edificherà, ci incoraggerà, e ti ringraziamo Signore già anticipatamente nel nome e per i meriti di Gesù. Amen. Amen, che Dio ci possa benedire. Pace sorella Sebastiana, che Dio ci possa benedire tutti quanti. Scusate se, perdonatemi, perché Pastore Concita, Dio ti benedica. Enzo, Dio vi benedica, sono sicuro che Dio ci benedirà. Abbiamo oggi una buona testimonianza che Dio permetterà a un caro fratello, che un fratello che tutti quanti, un po' tutti quanti conosciamo, è il fratello Carmen Impera, che oggi darà la sua testimonianza di come Dio l'ha salvato, di come l'ha guarito in alcune cose, e del ministero che sta facendo. E Pastore Vincenzo, Dio ti benedica, e siamo sicuri che il Signore ancora oggi ci darà, ecco, un giorno di testimonianza, e incoraggiamo le persone a continuare, oppure quelle che non hanno ancora ricevuto Cristo, di ricevere Cristo nella loro vita. Allora, adesso sarà il fratello Carmen che parlerà, dirà la sua testimonianza e incoraggerà anche voi in quello che Dio sta facendo, ok? Pace. Pace a tutti. Scusami per l'italiano, non parlo molto bene, ma sono più meglio ora di prima, ma c'è posto per migliorare. Io condivido la mia testimonianza come Gesù mi ha salvato. La prima cosa dice che nella mia famiglia la prima credente che io conosco era la bisnonna, mia bisnonna, la nonna di mia mamma. E lei è venuta da un piccolo paese si chiama Vita, e la provincia di Trapani c'è un piccolo paese si chiama Vita, e lei era, come ho ascoltato, una cattolica molto dura, aveva un fuoco, cattolicesimo. E c'era un evangelista nel paese, che c'era forse una tenda che è venuta al paese, e lei era un poco arrabbiata di questo fatto, e voleva andare per parlare con questo uomo di Dio, per dire che è la verità, perché la Chiesa Cattolica è la verità, era la verità per lei. Ma dopo questo incontro, la storia è che lei era convertita. E era una donna che io conosco, dice mia mamma, che aveva la storia di mia nonna, una donna con un fuoco per Dio, e anche è stato una volta incarcerato perché lei con altre sorelle e fratelli è andato casa per casa pregando per l'altro, e questa non era una cosa buona in questo tempo, perché il Stato era con la Chiesa Cattolica, non piace quel fuori della Chiesa per fare questo. E questa, come io conosco la fede, è avvenuto nella mia famiglia. Mia nonna era credente, e la mamma di mia mamma, e lei ha sposato un cattolico,
Mia mamma era nata, aveva una conoscenza delle cose di Dio, ma lei era battezzata quando era piccola perché suo papà era cattolico. E mio papà, che viene di Pachino, lui era cattolico, ma come molte era una cosa di religione, non era perché aveva questa convinzione, era come è cresciuto. Ma penso mio papà ha anche creduto in Dio, ma in suo modo, tutta la vita. E i miei genitori hanno incontrato a Toronto, questo è dove ha conosciuto, perché mio papà è andato a Toronto anno 66 con la famiglia, e mia mamma era nata a Toronto, ma suo genitore è venuto di vita anche tempo prima di questo. E c'era un giorno che i due fratelli sono venuti alla casa del mio genitore e condiviso il Vangelo con il mio genitore. E per mia mamma aveva già una conoscenza del Vangelo e mio papà ha ascoltato e Dio ha stato lavorando nel suo cuore e ha pregato con questi fratelli per ricevere Gesù nelle vite dei miei genitori. Questo era quando il mio genitore era giusto incontrato. Io ero nato nella casa di credente, anche ce l'ho due fratelli più piccoli di me, gemelle, tutti noi, ha cresciuto nella casa di credente. Quando ero piccolo è andato a una chiesa pentecostale a Toronto con la mia famiglia. E quando ho cresciuto un poco di più, ha cambiato la casa, la famiglia ha cambiato la casa nella città, ha cambiato chiese. E in questo momento era quando ero giovane, io non volevo andare in chiesa più, e era difficile per i miei genitori per prendermi in chiesa. Io ero un poco peggio, non volevo più andare. Voleva più andare con i miei amici e questo era l'inizio per me per andare nel mondo. E dopo di me c'erano i miei fratelli, anche i miei genitori per un poco di tempo allontanato di Dio. E ho fatto ogni cosa come fa il mondo. A 20 anni, fino a 30 anni, era presso cose. Ha preso soldi, ha preso lavoro, ha preso donne, appartamento, macchine, cose del mondo che il mondo dice ti sazi con queste cose, ma mai era saziato con queste cose. E dopo a 30 anni è andato a Las Vegas per la prima volta, è andato a Las Vegas per giocare carte, per divertimento, le cose. Casino, il casino. Il casino, sì, le cose che il mondo dice, queste dove ti diverti. E di questo viaggio è venuto indietro a Toronto con una gamba rotto, è stato imbriagato e saltato di una scala e è rotta la gamba. E questo momento per me era la peggio cosa che mai è stata nella mia vita. Andato a Toronto, ho fatto l'operazione, era sul divano per 3 mesi con la gamba in aria. E questo era l'inizio di cambiare la mente. Pensato, sono 30 anni, che faccio io sul divano con questa rotta gamba? Ho fatto una cosa stupida. Questo era l'inizio per cercare chi è la verità. A 20 anni, fino a 30 anni, era presso cose, ma questo all'inizio ha preso ragioni, ideas. E ha iniziato per cercare chi è la verità. E questo ho continuato per molti anni, per 7 anni, era preciso quasi. Alla fine di questo, per cercare la verità, ho detto ok, mai ho letto la Bibbia. Sempre c'era una Bibbia nella mia casa. Quando aveva domande, alle volte ho domandato a mio papà, anche vedo alle volte in chiesa il pastore,
ma per molti anni la chiesa per me era soltanto Natale e Pasqua, non era ogni domenica. Questa era la chiesa per me, soltanto per giustificare me lo stesso, per dire che sono ok davanti a Dio, ma non era vero. E dopo avevo questo pensiero per capire che dice la Bibbia, avevo il desiderio per ascoltarlo. Ho preso uno sul telefonino, uno audio, e iniziato per ascoltare la Bibbia. E ho detto, voglio iniziare a Genesi fino all'Apocalisse, voglio ascoltare tutto. E questo era il 2014, è iniziato questo. Ogni giorno, quando è andato al lavoro, è iniziato per ascoltare, e c'erano molte cose che non ho capito, ma c'era qualche parola che ha parlato al mio cuore. E la cosa per me è quando è andato in chiesa molte volte, sempre ascoltato dell'amore di Dio, l'amore di Dio. E questo è vero, Dio è amore. Ma quando ho ascoltato la Bibbia, ho ascoltato l'altra parte di Dio, la pienezza di Dio, che Dio è amore, ma Dio è giustizia. E questo è l'inizio della mia sapienza. La Bibbia dice che il temore di Dio è il Principio della sapienza. principio della sapienza, e per me c'era bisogno per ascoltare dell'ira di Dio, la giustizia di Dio, perché c'erano molte cose nella mia vita che io lo so, ho sapito non era bene, ma ho detto che okay, Dio mi perdona, Dio mi perdona, ma io ho continuato in queste cose non con ravvedimento per niente. E quando ho visto la parola, forse nelle Proverbi, dove parla di azione e conseguenza, ha detto ok, c'è un giorno quando io vado davanti a Dio, io penso non va bene per me, perché tutte queste cose nella mia vita io continuo a fare facilmente, non c'è pentimento. E questo è l'inizio del cambio. E ora a questo momento volevo per sentire di Gesù, perché lo so, Gesù è Dio, perdona, Dio, Gesù è venuto per fare un sacrificio per i nostri peccati, ma ha detto no, voglio finire tutta la Bibbia, ascoltato tutti i profeti, fino ai Vangeli e fino all'Apocalisse. E questo era come il cambio è iniziato. C'era cose nella mia vita, ho detto ok, io non faccio questo più, e io metto questo indietro. C'era cose che era molto facile, e c'è altre cose ancora questi giorni. Prego Dio, Dio aiutami per fare più meglio. Ma la cosa che ho visto è che io avevo un tipo di Dio che io ho costruito. Non era il Dio della Bibbia, e c'era bisogno per me per ascoltare che è il vero Dio, che Dio sì è amore, ma Dio è giustizia. E tutte e due cose sono importanti, perché sulla croce l'amore di Dio e la giustizia di Dio è incontrata attraverso Cristo Gesù per noi, per essere salvati. E 2014 ho iniziato per andare in chiesa più regolarmente, e ha chiamato mio genitore, perché io abito solo a questo momento, ha detto se vuoi andare in chiesa andiamo alla prossima settimana. E i miei genitori è venuto, anche i miei fratelli è venuto, e ho iniziato per andare in chiesa di nuovo. E io ormai è stato battezzato, perché i miei genitori già ha fatto su esperienza battezzati come bambini, ma era battezzato di nuovo quando era più grande. E per questo io non ero battezzato, e anche quando ero piccolo ho domandato a mio papà perché non sono battezzato, i miei amici sono battezzati e non sono battezzati. E mio papà ha sapito a questo punto, ha detto, quando tu credi in Gesù come tuo Signore e Salvatore, tu fai un battesimo, non è una cosa che io faccio per te, ma tu fai questo scelto quando tu sei pronto. Questo era sempre nella mia mente. E quando ho iniziato per andare in chiesa di nuovo nel 2014, c'era un annunzio per battesimi alla chiesa, e ho detto che okay, voglio fare un battesimo. Io credo in Gesù come Signore e Salvatore. Ho iniziato per pentire dei miei peccati. E era novembre
9 2014 era pronto per battezzare questo giorno, ma un mese prima c'era un insegnamento a chiesa per insegnare chi è il battesimo del credente. Era la prima volta andato in chiesa per ascoltare una cosa che era diversa da un culto regolare. E c'era uno, si chiama Sam, e lui ha insegnato questo insegnamento per battesimo, e lui anche era cattolico quando era piccolo, e lui è cresciuto e è diventato un credente dopo, e lui ha condiviso sua testimonianza. E questo momento io avevo il mio battesimo un mese dopo, avevo un poco di paura, era preoccupato, che dice mi parenti fuori della mia famiglia, miei amici, chi dicono se io faccio questo battesimo a 37 anni? Perché io mai ho visto uno grande fare un battesimo, questa è la prima volta che era in questa situazione. E quando lui ha condiviso la sua testimonianza, lui ha detto una cosa che io mi dispiace con il mio battesimo, che io non ho detto a mio parente, mi amici che io ho fatto battesimo, lui ha fatto privato. E quando lui ha detto questo, io non ho conosciuto questo uomo a questo punto, lui era guardato direttamente a me, era come Dio ha parlato a me direttamente come una spada nel mio cuore, e lacrime ha iniziato questo momento. E questo era 5 ottobre 2014. Dopo questo insegnamento, è andato a casa, era sul divano, ho pensato tutte queste cose, molte ragioni nella mia mente, ha detto: se questa è la verità, e quelli che credono in Gesù va in cielo, e quello che non credono in Gesù va in inferno, come mai non dirlo a tutti i miei parenti, amici, tutti che è nella mia vita? E questo momento ha detto: Signore, la tua volontà, tu fammi sapere che tu vuoi venire al mio battesimo. E questo era il momento, il punto, mia vita mi ha cambiato. Mia vita prima di questo e dopo di questo è diviso. Era quando finalmente ha detto la tua volontà. E lui era veramente per la prima volta Signore della mia vita, non soltanto Salvatore, ma Signore, perché Lui comanda, e soltanto per questa decisione. E questo ha iniziato una settimana soprannaturale, mai mi dimentico, c'era molte cose che Dio mi ha rivelato, e come i miei occhi spirituali erano aperti per la prima volta. E una piccola testimonianza: il prossimo giorno è andato al lavoro, c'era uno che ha lavorato con questo uomo per quasi 2 anni, mai ha parlato con questo uomo di Dio, mai ha condiviso niente della mia esperienza, come ha cercato Dio, ha letto la Bibbia, mai ha condiviso questo con lui. Ma questa mattina, dopo quella notte, è andato al lavoro e ha trovato lui con una Bibbia davanti a lui, a un lavoro, e ha detto, si chiama Alessio, ha detto: Alessio, tu leggi la Bibbia? E lui ha detto: sì, mia mamma ha dato questo a me, e penso porta buona fortuna quando lo leggo. E la notte scorsa ha detto: Dio, tu fammi sapere che avvenire al mio battesimo. E questo giorno vede mio amico che ha conosciuto per 2 anni con una Bibbia per la prima volta, e ha condiviso con lui la mia testimonianza, e lui è venuto al mio battesimo un mese dopo, e anche lui ha portato sua figlia, e lui era battezzato un anno e mezzo dopo questo. Questo come ha lavorato Dio. Ma alla fine aveva 60 persone che è venuto al mio battesimo, Gloria a e Dio mi ha fatto un grande lavoro, cambio del mio cuore, anche ha togliato la paura degli uomini, che io avevo molta paura degli uomini, sempre che pensa questo, che pensa l'altro. E ora, con la grazia di Dio, soltanto voglio pensare che pensa Dio,
Perché questa è la cosa più importante. Quando noi pensiamo che pensa Dio, noi facciamo le cose bene per tutti gli altri, anche quando non pensiamo questo al momento. E questo era l'inizio del mio cambio. E dopo mio fratello ha visto il cambio nella mia vita. Mio fratello, c'è un fratello Daniele, lo ha detto, io l'ho visto un giorno, mio fratello ha cambiato e lui ha iniziato lo stesso a ascoltare la Bibbia il prossimo anno e lui era battezzato il prossimo anno. L'altro fratello, il gemello Francesco, era battezzato e anche mio genitore che era abbandonato per molti anni di Dio è venuto indietro. Mia mamma ha detto era come noi era dormendo per 20 anni. E Dio, con la sua grazia, ha lasciato me primo per andare fuori. Io, nel mio cuore, volevo vedere che c'è nel mondo e ho visto non c'è niente se è a parte di Dio nel mondo. E mi ha permesso di andare, ma era pronto per ricevermi di nuovo quando era pronto. E era lo stesso con tutta la mia famiglia. Tutti noi abbiamo fatto un giro nel mondo, ma noi abbiamo visto se è fuori di Dio, se è separato da Dio, non c'è niente in questo mondo. E è la grazia di Dio che Lui ha permesso questo nella mia vita e ha chiamato me indietro. Ora che io voglio servire Dio, ancora faccio le sbaglie veramente, ma voglio fare la volontà di Dio, voglio servire Dio. E io ho visto anche io per molti anni e ho creduto in Dio per tutta la mia vita, ma non era alla via giusta. E ho visto c'è un inganno di un diavolo. Che noi pensiamo alle volte siamo bene davanti a Dio, ma se noi non possiamo leggere la Bibbia, se noi siamo in peccato volontariamente, con non pentimento di cuore, c'è una cosa sbagliata. E la parola ha rivelato questo nel mio cuore. E ha visto la potenza anche dello vero Vangelo, perché quel momento, quando ha detto Signore, la tua volontà, era come un peso era levato da me e era come era vivo per la prima volta. Tutte le cose era presso primo, cose del mondo per cercare vita, per cercare contentamento, non c'era niente là. Ma quel momento, quando ha detto la tua volontà, era quel momento, era come era vivo per la prima volta, era contento con tutte le cose che ha avuto. E questa era una rivelazione per me. Ha visto, io tutta la vita ho creduto in Dio, ma non ho conosciuto Lui veramente, perché Lui non era mio Signore. Ma questo momento ho conosciuto Lui come Signore e cosa è cambiato. E aveva un peso nel mio cuore per andare per dirlo a tutti, per dirlo a tutti che non credono, ma anche nella mia chiesa a questo tempo, perché ha visto c'era molti che erano come me, andato in chiesa e pensano, ok, io sono andato in chiesa e sono bene, ma non c'è una vera relazione con Dio, perché noi pensiamo, ok, perché io andavo in chiesa e sono giustificato. No, siamo giustificati perché Gesù che ha fatto per noi quando noi crediamo in Lui, Lui è la nostra giustizia. E quando aveva questo peso per condividere lo Vangelo con famiglia, con quelli che colleghi che al mio lavoro, con amici, questo peso non mi ha lasciato. E questo è come piano piano ha visto, ce l'ho questa unzione per condividere lo Vangelo. E ora, dopo 8 anni, quasi 8 anni, no? 2014 finora, quasi 8 anni, ce l'ho un ministero per condividere lo Vangelo e vai in giro, vai nelle piazze e condivido lo Vangelo dove posso. E
l'opera che Dio mi ha chiamato per fare, perché l'Evangelo c'è potenza nelle parole che Gesù è morto, sepolto e risorto, e la potenza di Dio per salvare ogni chi crede in questo fatto per la salvezza. E ha visto questa potenza nella mia vita, e se noi abbiamo veramente l'amore di Dio, il cuore di Dio, il peso di Dio, noi vogliamo condividere questo con l'altro che non ha trovato questo. E questa è la mia testimonianza. Grazie. Fratello Carmelo, volevo farti alcune domande. Sì. No, no, va bene così. Oggi qual è il tuo desiderio? Mio desiderio? Predicare? Ecco, cosa stai Sì. facendo? Sto predicando, voglio per camminare nella volontà di Dio. E questa è una cosa che c'è bisogno continuamente per cercare il cuore di Dio, perché Dio alle volte dice che okay, fa questo, ma alle volte dice che okay, cambia e fa questo. Ora so, Amen. sempre voglio per fare la volontà di Dio, Amen. ma c'è la carne Vabbè, anche, anche che è se sempre contro, ma alle volte la volontà di Dio, non si e fa c'è un combattimento. E combattimento. vogliamo sottomettere allo Spirito Santo. E Sì. un'altra domanda volevo farti. Ti sei mai pentito di quello che stai facendo? O magari dice, adesso mi pento e torno indietro. Io dice, sì, io sono mai a peccato, no. Ma la differenza ora che c'era cose nella mia vita. Dice cose di donne, sono singolo. C'era cosa che io ho continuato con non pentimento, ma quando io ho visto e conosciuto se Gesù morto per i miei peccati, come mai io continuo in queste cose che lui è morto per salvare? So, ora voglio fare la volontà di Dio. Se mi sbaglio, se domande se mi sbaglio, sì, ma quando io ho visto sbagliato, io pente, Dio aiutami e Certo. voglio fare più meglio la prossima volta, No, dove prima non era così. amen. No, la mia domanda in realtà era questa. Di come ti trovi oggi, cristiano, salvato per grazia? Hai diciamo, un pentimento che vorresti tornare nella vecchia vita o sei felice oggi o eri felice prima? No, non voglio tornare perché io lo so, non c'è niente là, c'è la sì. morte là, Amen. la vecchia vita, e voglio che la vecchio Carmelo si rimane là, sotto l'acqua del battesimo, e continuo con la nuova vita, Amen. sì, con la grazia di Dio sempre. E un'altra domanda volevo farti, che cosa ne pensi allora a questo punto del futuro che ci sarà, perché la gente dove andrà a finire, cosa pensi anche del tuo futuro, cosa vorresti e cosa desideri in realtà, ecco, del futuro. Ah, voglio servire Dio con il tempo che ce l'ho, io non lo so quanto tempo ce l'ho, ma noi siamo negli ultimi giorni. E io credo questo veramente, noi siamo in questi ultimi giorni e vogliamo per la salvezza per l'altro che sono vicino di noi, anche famiglie, questa è la cosa più importante, perché c'era un predicatore alla mia chiesa in Toronto una volta, ha detto, dopo questa vita noi non prendiamo niente all'altra parte, soltanto anime, soltanto anime possiamo portare con noi. E questa è anche la vera, come si dice, ricompensa quando noi vediamo come Dio ha usato noi per salvare un altro, forse una parola, forse una preghiera. Noi non sappiamo, è il lavoro dello Spirito Santo, ma noi
soltanto vogliamo sottomettere a sua volontà per la nostra vita, per usare noi quando noi siamo ancora qui. Amen. Sì. Perciò, allora, un futuro migliore soltanto con Gesù. Amen. Amen. Non c'è un altro futuro. Non esiste un altro futuro. E questa è la cosa per capire il mondo. Non c'è niente fuori di lui. E questo è lo Vangelo che Gesù è venuto per salvare, perché questo mondo, perché c'è peccato, è perso. Ma in lui c'è la speranza, in lui c'è la salvezza, in lui c'è ogni cosa. Sì. Vediamo. Ok, adesso mi ripresento io. Abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo ascoltato questa testimonianza del fratello Carmelo e di come Dio ha cambiato la sua vita. Nel principio abbiamo cantato quel cantico di non sono più schiavo, no? Infatti, molte volte è la paura che rende schiavi le persone. E come dicevo quel cantico, ora in Cristo Gesù la paura è andata via. E adesso ascoltiamo un cantico che è molto, ma diciamo, dobbiamo dire che è vecchio, no? I cantici del Signore sono sempre freschi, anche se possono essere vecchi, noi dobbiamo essere come Caleb, che nonostante aveva oltre 80 anni, ancora voleva il suo terreno, il suo territorio che Dio aveva promesso. E lui diceva che era forte e vegeto. Allora, perciò noi dobbiamo essere come Caleb e andare avanti. E ringraziamo Dio per questa testimonianza che ci ha incoraggiati, perché in realtà la testimonianza serve per incoraggiarci, per fortificarci e andare avanti perché il Signore vuole questo. Siamo liberi. Siamo gioiosi di servire il Signore, siamo figli di Dio e noi sappiamo che Dio ci libera perché Dio è un grande Dio. E il Dio che noi serviamo è il Dio meraviglioso che vuole ancora salvare. Io voglio ancora dire a voi che mi state ascoltando, siete in diretta e quelli che ascolteranno più avanti, condividete questo messaggio, condividetelo con altri. Che Gesù vuole ancora salvare, vuole guarire, vuole liberare. Adesso ascoltiamo un cantico, come vi ho detto prima, Grande sei tu. Grande sei tu, veramente che Dio possa toccare la tua vita. E poi alla fine del cantico preghiamo. Perciò non ve ne andate, perché ancora c'è la preghiera, che è una cosa molto ma molto importante. La predicazione è buona, la testimonianza è buona, il cantico è buono, ma soprattutto molto può la preghiera. Amen. Allora, ascoltiamo questo cantico un attimino perché stiamo sistemando la situazione, perciò dobbiamo ringraziare Dio per ogni cosa. Per ogni cosa, perché sappiamo che Dio è sempre pronto per salvare, per guarire. Se tu ti stai trovando in delle situazioni difficili della tua vita, confida nel Signore. Come Dio ha cambiato la vita del fratello Carmelo, così lo può fare anche con te. Vedete, la sua è stata anche una curiosità, un po' come la mia testimonianza, perché per curiosità. E ho cercato e il Signore si è fatto trovare perché Dio vede i cuori, Dio vede i cuori sinceri. Amen. Allora, aspetta. Adesso ascoltiamo questo meraviglioso cantico. Fai il tuo primo invio di denaro online sempre. Comunque. Non mi preoccupate, abbiate fede. Sara piace cercare con i mistrelli sul Abbiate citofono, fede nel e affondare i Signore. polpastrelli nel suo cuor di pane prima di Intanto mangiarlo. fate buon pranzo chi sta pranzando, chi sta cucinando, chi sta facendo delle faccende di casa. E crediamo in questo grande Dio. Grande sei tu. Io mi rivolgo a te, che fece il tuo cuore.
ritorneranno al cielo. Spero che ci sarai anche tu in quel giorno quando Gesù ritornerà. Amen. Preghiamo. Abbiamo un grande Dio meraviglioso, e questa testimonianza che abbiamo ascoltato sono testimonianze veraci. Noi non possiamo dire bugie, perché la parola di Dio ci insegna nel nono comandamento di non dire false testimonianze, e anche se riferisce verso il prossimo, ma siccome la testimonianza che è stata fatta è verso il prossimo, e non possiamo dire delle false testimonianze, dobbiamo dire della verità. E quello che voi avete ascoltato oggi è verità. Gesù è verità, Gesù è la via, Gesù è quello che ci libera, Gesù è quello che ci guarisce. Questo canto che diceva grande sei tu, ed è vero. E c'è una parte dove dice quando Gesù ritornerà dal cielo. Io la mia domanda è questa: quando Gesù tornerà dal cielo, sei tu pronto a incontrarlo? Sei tu pronto a incontrarlo? Non sarà una religione, non sarà un'assiduità che vai in chiesa, magari ci puoi andare 7 volte alla settimana in chiesa. Non sarà perché magari fai qualche digiuno, non sarà perché oggi è un tempo di Natale e farai delle buone opere, che attenzione, ci vogliono le buone opere, ma le buone opere non ti salveranno. Quello che ti salverà è la fede in Cristo Gesù. Se tu hai fede in Cristo Gesù, allora sei salvato, e poi, come è stato detto, ti battezzi in acqua, muore l'uomo vecchio, rinasce una nuova creatura, e vai avanti per le vie del Signore. Preghiamo. Caro Padre, vogliamo dirti grazie ancora per questo giorno che tu ci hai dato. Ti ringraziamo come tu ancora hai guidato ogni cosa, come tu hai benedetto il fratello Carmelo, Signore. Benedicilo, Signore, sostienilo, fortificalo nel suo ministero che tu gli hai affidato, Signore, e che il Signore possa portare anime a te, e che questo è il suo desiderio, Signore, salvare anime, come il desiderio di ogni persona, ognuno che ti serve, che ti ama e che vuole annunziare la buona notizia, la buona novella, Cristo Gesù. Signore, vogliamo dirti grazie ancora per questo tempo, e ancora continua a benedirci, ancora benedici l'opera tua in qualsiasi parte del mondo, Signore, che ogni ascoltatore o chi ascolterà ancora questo messaggio, in questo video, Signore, che possa essere edificato, benedetto, salvato, guarito, liberato. Oh Signore, noi crediamo nella tua potenza, crediamo che tu puoi ogni cosa, e noi ti diamo tutta la lode e la gloria nel nome e per i meriti di Gesù. Amen. Amen. Che Dio ci benedica, benedica ognuno che ha ascoltato e che ancora ascolterà. Pace a tutti, Dio ci benedica.